Vieni, ecco, adesso è terminato il primo tempo col risultato di 1-1 tra la Virtus Castelfrentano e la Pescara Calcio. Ecco, adesso c'è il nostro mister Gabriele che sta fungendo da arbitro. Allora, come sempre a questa gradita questa è soltanto presenza, la prima iniziativa di tante iniziative che dobbiamo fare con la Pescara Calcio. Questa affiliazione è nata proprio per questo motivo, per migliorarci sempre di più da un punto di vista tecnico, tattico e soprattutto organizzativo, e per far conoscere ai nostri ragazzi una realtà migliore della nostra. E quindi è la prima di tante piccole iniziative che andremo a fare con la Pescara Calcio in futuro, con tutte le categorie, e quindi niente. Meno male che è uscita una bella giornata di sole, questo serve ai nostri ragazzini e ai nostri ragazzi per far capire qual è il nostro programma per il futuro, perché cerchiamo di migliorarci sempre di più e di copiare sempre le società migliori della nostra, sia da un punto di vista dell'organizzazione che da un punto di vista tecnico. Sì, allora la visita del Pescara Calcio è molto gradita, anche perché adesso dopo ci saranno la categoria degli esordienti, poi in futuro allargheremo alla scuola calcio ai 2008, 2009, 2010 e 2011, per poi fare anche un confronto con la primavera, con la prima squadra e con gli allievi della Pescara Calcio. Non so quale categoria porteranno, ma questo fa parte della nostra affiliazione con la Pescara Calcio, per far conoscere un po' i nostri ragazzi e per instaurare un rapporto di collaborazione a livello tecnico con i nostri tecnici, così possono vedere le metodologie di lavoro di questa società e cercare di portare quello che è possibile nel nostro settore. Sì. Mi risulta, ecco, la lascio perché ho visto che lei sta dirigendo la gara e deve riprendere il secondo tempo, che c'è anche il terzo tempo alla fine, sì, delle due. Sì, abbiamo organizzato un piccolo terzo tempo a base di succhi, di frutta e di cose che fanno bene ai ragazzi dopo una gara e dopo un allenamento. Okay. Bene, allora grazie. Complimenti grazie a lei e a tutti i ragazzi scesi in campo e che scenderanno poc'anzi. Adesso mister Gabriele, che è il coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile, si sta portando a centrocampo per la ripresa, per l'inizio del secondo tempo, solo per dovere di cronaca e non perché ci teniamo al risultato, basta che i ragazzi si divertino, socializzano fra di loro. Il risultato parziale 1-1, si è portato in vantaggio prima la Pescara Calcio, poi un gran pareggio di Andrea Nasuti. Adesso c'è la ripresa dei giochi, mister Marco sta dando i consigli ai suoi ragazzi, ci sarà sicuramente cambi in quanto la nostra panchina è molto nutrita. Ecco Samuele, il portiere, che sta andando in porta. La Pescara Calcio pure schierata in campo, questa è la categoria giovanissimi, c'è anche la panchina, ecco fra pochi ecco riprende il campo, ci sono i tifosi, maggioranza del Pescara, che hanno accompagnato i loro ragazzi qua. Là c'è il punto ristoro, allora alle prossime riprese, è ripreso il gioco. I ragazzi stanno riscaldando, i ragazzi della panchina. Là in fondo si stanno riscaldando i ragazzi degli esordienti che scenderanno in campo nella prossima gara, sempre contro i nostri ragazzi della Virtus Castelfrentano. È una bella iniziativa, un bel pomeriggio di sport. È uscito il sole, stamattina pioveva, la temperatura era un po' freddina, invece adesso c'è un pallido sole e la temperatura è più accettabile. Alle prossime riprese.